Buonasera e benvenuti a The Waterstone, siete nello spazio espositivo di Intesa San Paolo all'interno di Expo Milano 2015. Questo spazio è uno spazio che si basa soprattutto sull'idea di condivisione e proprio sull'idea di condivisione il Piccolo Teatro di Milano con Intesa San Paolo ha proposto lungo il semestre di Expo e oggi è l'ultimo appuntamento, sei incontri, sei momenti di approfondimento, sei letture nei quali abbiamo incontrato dei grandissimi maestri, dei capolavori della letteratura italiana, da Boccaccio fino ai poeti dialettali. E oggi incontreremo Eugenio Montale, letto da un grandissimo attore del Piccolo Teatro di Milano, che è Fausto Russo Alesi. Il viaggio finisce qui, è un percorso di lettere e poesie, vita pubblica e vita privata alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È un viaggio che intreccia uomo e storia in anni scanditi da due figure femminili, figure che hanno segnato profondamente la vita di Eugenio Montale. Drusilla Tanzi, conosciuta nel 1927 a Firenze, e Irma Brandeis, conosciuta sempre a Firenze nel 1933. L'una, Drusilla, diventò la moglie, l'altra, Irma, tutto il resto. Il viaggio finisce qui, nelle cure meschine che dividono l'anima che non sa più dare un grido. Ora, i minuti sono eguali e fissi come giri di ruota della pompa, un giro, un salir d'acqua che rimbomba, un altro, altra acqua, a tratti, un cigolio. Ho tanta fede che mi brucia. Certo chi mi vedrà dirà, è un uomo di cenere, senza accorgersi che era una rinascita. Giugno 1981, Irma, you are still my gods, my divinity, I pray for you, for me. Forgive my prose. Quando? Come ci rivedremo? Ti abbraccia il tuo Montale.